Allora, il video di oggi sarà un video del quale non deciderò io la fine, ma lo deciderà il motorino nel momento in cui gripperà. No, scherzo. In realtà voglio fare un semplice video pensieratissimo che finirà però quando avrò finito la benzina che ho adesso all'interno dell'Energy, perché poi sempre oggi voglio fare un altro video. Rivedete l'Energy Strada, ho risolto il problema, ma siccome mi sono rotto le scatole di video in officina, vi metto il link in descrizione e vi svelo il problema che aveva il motorino nei reel di Instagram. Quindi a fine video andate in descrizione, metterò un link che appunto vi rimanderà ai reel di Instagram e tanto spiego tutto nel reel cos'è successo al motorino. È una cosa che qualcuno ha scritto, ovviamente ringrazio tutti i commenti e complimenti a quei pochi che ci hanno indovinato, perché non era per nulla facile, cioè era un problema che di una cosa che io nemmeno sapevo esistesse. Vabbè, a fine video c'è il link in descrizione e andatevi a guardare il reel su Instagram. Ma oggi ve lo giuro, c'avevo una voglia matta di andare a motorino. Ho detto, lo sai, c'è, visto che funziona una volta ogni morte di papa, ora non me la voglio cuffare, però a regola funziona. Ho detto, voglio fare due video, oggi solo video, li montiamo domani l'altro, ma oggi registriamo e basta. Il video di oggi sarà un video spensieratissimo, un po' come i vecchi video dove prendiamo e andiamo a giro senza una meta, però è un giro abbastanza importante, in quanto penso sia uno degli ultimi video che farò con l'Energy così ora come ora. Questo perché, come ho spiegato negli scorsi video, ora non sto a rifare tutto il pappinaio, però il discorso è che l'Energy così non ci rimane, bisogna farlo un po' più tranquillo perché così è invivibile. Solo che ormai l'ho modificato, penso di essermelo goduto abbastanza, ma voglio dargli un po', no, l'ultimo saluto, però cioè voglio un po' sfruttarlo ora, gli ultimi chilometri. Madonna, che sound. Fa un casino assurdo. Cioè, da una parte, come vi spiegavo negli scorsi video, è un po' una rottura di il fatto che faccia un casino a questa maniera, ma dall'altra ti gasa in una maniera incredibile. Cioè, te quando apri e senti questo suono di boh, ti gasi un botto. Sarà una delle poche cose che mi mancheranno di questo motorino. E io volevo fare un mini discorso sensato, solo che non mi ricordo cosa volevo dire. Ora ve lo dico, perché tanto sapevo e me lo sarei scordato e me lo so segnato nelle note. Non trovo le note, quindi andiamo un attimo lì. Male vada, si va a due traversini. Ok, i discorsi, ora ho letto i miei appunti. I discorsi da fare sono, no, lo fai anche male, perché o pelli il gas e il motorino ti va via, o non dai gas e il motorino non si intraversa. Comunque questi cerchi, giuro che non siamo stati noi ieri sera, giuro. Ormai questo video è diventato il parcheggio dei traversi in macchina. Io volevo fare due cerchi, ma non li posso fare. No, va troppo. Va troppo per fastidioso. Ma ce le fai male, purtroppo ce le fai male. De. Vabbè, via, tanto non mi riesce a fare un cerchio a modo. L'unica cosa che devo dire al di fuori del video, diciamo, ve la dico subito perché se no me la scordo, è stato estratto ieri sera in live il vincitore del contest del pistone bucato. Ormai vi ho tartassato i coglioni da morire con questa cosa, a regola dovreste sapere cos'è. Tra l'altro il vincitore è anche un ragazzo di Monte Scudaio, che è a 10 km da casa mia, 15 km da casa mia. Diciamo che fra tutti i partecipanti ce n'erano non molti di zona. Ha vinto lui, che io penso fosse il partecipante più vicino. Ora poi in questi giorni vedremo un po' come consegnargli il premio. Se volete andare a vedere la live, guardate lo scorso video, però nel senso c'è po' da vedere, c'è un'estrazione. Io vi volevo fare un pennatino. Ah, che casino che fa. Ma poi viene su talmente facile, lo controlli male poi. Cioè viene su con nulla, però poi a tenerlo su è troppo rognoso. Vabbè, ma oggi non siamo qui, ricordo, per raccontare del fatto che questo motorino non fa per me, ma per sfruttarlo. Mm.
Mi sa che a breve, insieme a tutto praticamente, cambierò anche i rapporti, gli ingranaggi lì, perché ormai non ne possono più, fischiano, Dio buono. Allora, una delle poche cose che volevo dire, passeggiando in quest'ultima girata allegra che farò con l'Energy così com'è, è fare una specie di resoconto. Un resoconto onesto che mi faccia arrivare a delle conclusioni. La prima cosa che voglio, fra virgolette, analizzare è l'aspetto negativo. L'aspetto negativo è molto breve, in quanto ve l'ho già raccontato negli scorsi video e ripeto, non voglio stare a fare un video ultra chiacchierato, non me ne frega assolutamente niente, penso non ci sia altro da aggiungere. Volevo però analizzare, ora parlo con un linguaggio tecnico, il lato positivo e poter salutare, fra virgolette, il motorino così come ora, perché alla fine è come se fosse un motorino a sé, perché è un'altra cosa rispetto a quello che avevo prima, è un altro motorino. Il lato positivo è stato sicuramente che anzitutto ho imparato un po' su cosa vuol dire elaborare un motorino, sulle spese che ci sono da fare, sugli aspetti che bisogna tenere di conto. Sembra un discorso, sai, tipo quando una fa una festa importante, che ne so, una festa di laurea, e dice tipo grazie a te ho imparato questo, grazie mamma che mi ha insegnato questo, che sembra la stessa cosa. Ho imparato sicuramente che quando vai a mettere le mani su un motorino non ti devi mai fermare alla modifica principale, ovvero non devi mai dire ok, per dirci ho 800 euro da buttare, li butto tutti nelle modifiche e poi resto senza soldi, perché se no duri una settimana e poi rimani a piedi. Almeno quando vai a parlare di modifiche un po' più spinte come quello, io sono d'accordo con voi che se metti un DR, una marmitta anche a spazione un po' più chiusa, non è di quello che sto parlando. Sto parlando di cose un po' più spinte, come è questo, perché è inutile dire questo è un motorino fatto abbastanza spinto. E il discorso è appunto che non ti devi fermare subito, perché sennò veramente ti dura una settimana e poi rimani a piedi. E poi l'altro aspetto che ho imparato è lo stare attento allo strafare senza un senso, quello che poi ho fatto io, ovvero fare le mega modifiche, e poi accorgersi che ho fatto troppo e che facendo tanto meno rimanevo molto più soddisfatto. Sicuramente però ho anche visto che un motorino così, in determinate circostanze, può dare delle grandi soddisfazioni. C'è un vento, porta via. Vada, va. No, via, non ci vado. E poi, al di là di tutto, ho anche un po' imparato, avendomi dato l'anima dei problemi, ho imparato un po' a riconoscere un motorino magro, ho imparato a controllare la carburazione, ho imparato anche tanto sul motore, perché comunque vedere un motorino aperto e chiuso due volte, sì, perché se è aperto completamente due volte e chiuso due volte, è una cosa che ti insegna. Insomma, ho imparato tante cose di meccanica, ho imparato qualcosina sulle elaborazioni e ho capito che forse non è proprio un addio quello che sto dando adesso al motorino, ma più un arrivederci, perché in un ipotetico futuro, con più possibilità, magari avendo una macchina ad alleggerire un po' il carico appunto al motorino, può non essere del tutto sbagliata come scelta. Ora faccio un altro paio di penne e poi mi lavo dal capo. Boh, sì. È tantissimo e non ci provavo. Non vorrei aver spaccato il fanale. Ora Bimbi, appena risciò il motorino fatto un po' più tranquillo, si inizia a fare le impennate a modo, Volevo vedere. Si fa qualcosina un po' più di equilibrio, ma è pressoché impossibile. Vedete, brutto anche che io ora sono stato un po' in questo parcheggio e non ci posso stare più di 5 minuti, perché si sente assolutamente il casino, e se qualcuno si infastidisce e chiama la polizia o quello che è, finisco nei asini, perché con un motorino sì, o mi vuoi tanto bene o mi levi anche la benzina e c'è dentro. Ecco, magari un motorino del genere per stare in garage tutta la settimana e essere preso la domenica per andare a fare 100-200 km a buttare 20 euro di benzina è ideale, cioè è veramente
ideale, perché poi, cioè, se lo vuoi sfruttare vai nei posti dove sei e non ti fermano e lo sfrutti, però posti che sai dove non ti fermano non so, proprio dietro l'angolo, quindi lo puoi fare, ecco, una volta a settimana. Non è che tutte le volte che mi voglio divertire un pochino devo fare 30 km. Mi è dispiaciuto non poter partecipare a eventi, raduni. C'è stato il raduno di Natale, a parte se ci andavo molto probabilmente rimanevo a piedi, considerando poi come è andata dopo. Purtroppo il raduno di Natale era ad arbitrare una partita e quindi non sono potuto andare. Io, bimbi, vi ricordo che siamo, penso, più o meno a metà video, non lo so, dipende da quanto ho tagliato. Vi ricordo veramente 10 secondi una cosa fondamentale: la maggior parte di voi non è iscritta al canale. Ricordo che il canale va avanti solamente grazie alle vostre partecipazioni. Mentre vi dico questo, scorrete in giù e se non siete iscritti iscrivetevi e nel frattempo lasciate anche un like. Avete, penso, 10 secondi per farlo. Dicevo, il canale, mi raccomando, va avanti solamente grazie alle vostre iscrizioni, ai vostri mi piace o ai vostri commenti. Io vi ringrazio immensamente perché ho fatto un piccolo confronto con gli altri canali e mi sono reso conto che non tanto il numero di mi piace, ma la cosa che mi piace di più, ovvero i commenti, quindi il poter andare a sentire le vostre opinioni sotto i video. Cioè, io per gli iscritti che ho e per le visualizzazioni che faccio ho un numero di commenti veramente impressionanti e io amo questa cosa, perché uno che mi viene a scrivere la sua un'opinione, magari anche una critica, cioè vuol dire che comunque ci tiene, dedica tra virgolette un pochino del suo tempo al canale ed è veramente fantastica come cosa. Mi raccomando, iscrivetevi e lasciate un mi piace, che stiamo piano piano ripartendo dal brutto stop, diciamo, che abbiamo avuto a inizio dicembre. Anche questo ve l'ho spiegato negli scorsi video, proviamo a ripartire ancora più forte e niente, basta, ve l'ho detto, spero vi siate iscritti e abbiate lasciato like. In un normale video scazzo come questo sarei andato nella moto e in spiaggia, solo che ne ragionavo ieri con Blasus, dovendo andare io ora a vendere i pezzi di questo motorino, perché a me una volta che metto i nuovi pezzi... Oh, va di traverso anche? No, sull'asciutto no. Peccato, fosse stato bagnato si faceva un po' di traversi. Si ha, eh. Diciamo, volendo ce la fa, ma non voglio cascare ora. Dicevo, dovendo andare a vendere io un po' di pezzi di questo motorino, è inutile che vado in spiaggia e inizio a acchiappare sale e sciupo la marmitta. Magari ci faccio entrare un po' di sporco e vado a sciupare il cilindro, cioè almeno quello cerco di evitarlo. Io onestamente il viale di Marina non lo faccio, visto che di solito è ben pattugliato. Spero di aver insegnato qualcosa anche a voi. Magari uno di voi che aveva in mente di modificare pesantemente il motorino prima di modificarlo pesantemente. Ci ragiona. Il bello di quando fai ste cose via è che si girano tutti. Te passi, tutti si girano. Dicevo, magari uno ci ragiona un po' di più prima di modificare il suo. O magari ci mette cose un po' più tranquille. Oh, ho finito la benzina, ho finito la benzina, ho finito la benzina. Sì, 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 sì. Eccola. L'ho finita. Dicevo, sono riuscito a portare tanti contenuti sul canale, cioè non è comunque stato buttato tutto al vento. Eccola, fine. Allora, avevo il cazzo di tappo appoggiato qua e c'era vento e non ci avevo pensato e ora mi è volato il tappo qui dentro, nel giardino di questa casa che non so minimamente chi ci stia. E io non è che posso rimanere senza tappo dell'olio, è qui dentro la siepe. E ora c'è da vedere come cazzo ci arrivo, Dio. Poi nel mezzo di strada così siamo, vado a rubare un casa della gente. Mi è volato un tappino. Grazie mille davvero. Che figura di merda. Ah no, deve arrivarci la benzina. Ok, è arrivata. Ora ragazzi, io ho messo quel mezzo litro di benzina che avevo, che mi serviva per arrivare dal benzinaio.
Madonna, che casino che fa. Volevo fare un po' un ultimo video così scazzo sull'energy. Girerò un altro po' solamente per fare il video su quanto consuma l'energy. E vi dirò anche quanto consumava il motorino prima col DR. Faremo raffronti, insomma parleremo di consumi. E secondo me sarà un video veramente interessante, dove fra l'altro ci sarà anche un po' di, fra virgolette, scazzo, che voglio fare il test dei consumi al limite, quindi proprio a filo gas, e poi un test su quanto consumo appunto in impennata, in queste cose qui, insomma nelle cose un po' più, facendo un po' più lo stupidino. E lì ho paura, perché lì so già che beve veramente, ma tanto tanto, bimbi. Io vi dico veramente ancora, iscrivetevi, perché insieme a questo cambiamento, ovvero il motorino che tornerà un pochino più vivibile e che mi permetterà di girare tanto tanto di più, ci sarà anche una novità veramente grande. Sta insieme al fatto che sono andato a vivere da solo, sto finendo la casa, ma insieme a quella sto facendo una cosa che mi permetterà di fare, cioè veramente ci saranno progetti di motorini, quindi restauri a partire da zero, ci saranno veramente tante belle cose. Quindi iscrivetevi, lasciate sempre un mi piace, un commento, per supportare sempre il canale. È la cosa più bella veramente che possiate fare. Al 99,9%. Avevo finito la batteria, ma il succo del discorso è che il prossimo video sarà l'ultimo video dell'energy. Via bimbi, tanto ho messo mezzo litro, quindi a regola ora fra poco rimango a piedi. E niente, dai, mi raccomando, like, commento, iscrivetevi e se vi va abbonatevi. Buon a tutti. Ho appena registrato il video su quanto consuma questo motorino e il risultato è sorprendente. Non vi dico se in positivo o in negativo, non ve lo dico e non date niente per scontato, però è sorprendente.